Vediamo adesso due modi diversi per esprimere il volume, che ho intitolato volume versus capacità. Allora, con volume intendo unità di misura come metri cubi, decimetri cubi, centimetri cubi, questo indicato qui sopra. Capacità è un sinonimo, ma di solito si utilizza per indicare il volume espresso in litri, come mostrato qui, litri e i suoi multipli, decalitri, ettolitri, chilolitri, oppure decilitri, centilitri, millilitri. Queste unità di volume sono utilizzate correntemente in ambiti diversi, però è importante rendersi conto di come si passa da uno all'altro. Le cose fondamentali da ricordare sono quelle evidenziate qui sotto. Un litro è uguale a un decimetro cubo. Un millilitro quindi è un centimetro cubo, come ho scritto qui, e un chilolitro è un metro cubo. Ci si può chiedere perché utilizzare sia i litri che metri cubi o decimetri cubi? Beh, i litri sono più comodi nelle circostanze ordinarie, perché se ci pensate bene, con le unità di volume, voi per passare da un'unità di misura tipo metri cubi a quella subito precedente, come ad esempio decimetri cubi, moltiplicate per 1000. Oppure, se passate da un'unità più piccola a una più grande, ad esempio da metri cubi a decametri cubi, oppure da centimetri cubi a decimetri cubi, dividete per 1000. Nella vita di tutti i giorni, con oggetti di dimensioni, diciamo, medie, è scomodo. È scomodo passare da un volume, un'unità di misura abbastanza grande come il metro cubo, direttamente a un'unità di misura come il decimetro cubo. Allora si utilizzano i litri perché sono in scala decimale, quindi esiste il decilitro, il centilitro, il millilitro, oppure il decalitro, l'ettolitro, il chilolitro. Se guardate anche gli oggetti che avete in casa, ne trovate molti espressi in millilitri, parecchi espressi in centilitri, parecchi in litri e via così. Anche gli ettolitri si usano parecchio, già i chilolitri si usano meno. Quindi lo scopo è questo. Quello che dovete ricordare è che non sono unità di misura indipendenti, ma che si può passare dall'una all'altra. Ad esempio, 8 litri corrispondono a 8 decimetri cubi. Se dovete passare da, non so, centimetri cubi a litri, potete scegliere o intanto convertire da centimetri cubi a millilitri e poi da millilitri a litri, quindi ad esempio facendo questo percorso, oppure da centimetri cubi potreste andare a decimetri cubi e poi da decimetri cubi potreste andare a litri. L'importante è che non facciate confusione con i fattori di conversione, che sono per potenze di 1000 per quanto riguarda metri cubi e decimetri cubi, oppure per potenze di 10 per quanto riguarda litri, decilitri e via così. Io per adesso mi fermo qui, dalla prossima volta io darei una ripassata alle unità di misura del tempo.